Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo videolibro. Oggi parlerò di Angeli e Demoni di Dan Brown. Vi ricordate che lo stavo leggendo? Allora, il libro è bello, mi è piaciuto, un bel thriller avvincente, non è noioso e ci sono parecchi colpi di scena che sono stati abbastanza interessanti. I protagonisti sono sostanzialmente due, c'è Robert Lenton, che è un professore di storia dell'arte americano, e Vittoria, che è la figlia di un prete barra ricercatore che è stato ucciso al CERN della Svizzera. Loro sono stati incaricati di trovare una pericolosa bomba che è stata rubata appunto al CERN. Si ritroveranno in un labirinto, diciamo, perché avranno degli indizi, a volte sbaglieranno, a volte riusciranno a indovinare, tra virgolette, dove devono andare e cosa devono fare, però non sempre le cose vanno come loro vorrebbero. Che altro dirvi? Il professore è un bel personaggio, nel senso che a volte è pauroso, a volte è coraggioso, è super intelligente, capisce al volo, non sempre però, e riuscirà a trovare, diciamo, le soluzioni. Vittoria è la, come si dice, è la, come si può definire? L'impulsiva, secondo me. Tante volte non ragiona bene, però è fondamentale in alcuni momenti. Poi ci sono i cattivi. I cattivi, c'è questo assassino che si chiama proprio così, l'assassino, e lui praticamente ha rapito delle persone e le deve uccidere in un determinato momento, in un determinato modo. Ce la farà, non ce la farà, non ve lo dico perché dovete leggere il libro. Ma che ve lo dica fa, voi l'avrete letto sicuramente tutti, sono l'unica che non l'ha ancora letto. Però vabbè, magari se c'è qualcuno che ancora non l'ha letto, me, non vi svelo niente. La cosa che non mi è piaciuta di questo libro, che non si è meritato 5 stelline, è che non lo so, cioè, verso la fine dà un po' di cose scontate, nel senso, tu leggi il libro e cioè, sì, adesso succederà così, ed effettivamente succede così. Quindi ci voleva magari un, boh, forse qualche colpo di scena diverso. Però è un bel libro, è scritto bene, scorrevole, lo si legge, vabbè, questo qui quanto pagina? 350, sì, 360, e no, 560, scusate. Se leggete 100 pagine al giorno, forse anche di più, in 5 giorni ve la siete cavata. È un argomento un po' particolare perché parla tanto di religioni, illuminati, politica, scienza. È interessante come argomento. Poi, ovviamente, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede. Ovviamente, cioè, questo libro non è la Bibbia, nel senso, tutte le cose che ci sono scritte non sempre sono vere. E infatti, se andate a vedere su Wikipedia e cercate Angeli e Demoni, il romanzo, vi sono elencate tutte le cose vere e non vere del libro e anche del film. Però poi vi faccio vedere un'immagine se la trovo. Ma questa è una delle prime immagini scritte che vengono fatte vedere nel libro. E da qui parte l'avventura del nostro professore. Illuminati, c'è scritto. Che si vede sia così e sia così. E poi ce ne saranno altre. L'attente è stata tipo la bomba, questa antimateria che deve scoppiare la città del Vaticano. Ah, l'ambientazione è per un periodo al CERN della Svizzera. E poi ambientato a Roma. Quindi chi è di Roma sicuramente si rivede nelle vie di questo libro. Sarebbe bello andare a visitare. Io, vabbè, alcune le ho viste perché
A Roma ci sono state parecchie volte, però non mi sono mai soffermato sui particolari, a vedere tipo l'obelisco piuttosto che le varie chiese che vengono citate, Castel Sant'Angelo. Cioè sì, li ho visti, però andare a cercare proprio il punto dove si riferisce il libro sarebbe bello. È anche interessante vedere, ah sì, lì è dove il libro diceva così, cosa è successo questo, è successo quello. Io so che qualche anno fa, quando era uscito il Codice da Vinci, che ha fatto questo successo strepitoso, dopo un po' di tempo sono andata a Londra e c'era la chiesa dei Templari invasata di gente, anche se era chiusa. Però fuori c'era un sacco di persone a vedere, a curiosare. Io il Codice da Vinci ancora non l'ho letto, però mi riprometto di leggerlo quest'anno. E forse non adesso, perché adesso sto leggendo un libro di Agatha Christie in inglese. Dopo volevo leggere It, e non l'ho mai letto e mi è sempre piaciuto leggerlo, però ci saranno tipo 6.000 pagine. Mi spaventa un po' la cosa, non il libro di per sé, ma le lunghe pagine. Ma dopo il libro che sto leggendo sono quasi alla fine, comincerò It. Ok, penso che per questo libro sia tutto e spero di avervi detto tutto. Poi non sono bravissima con queste cose, ho appena cominciato, quindi forse dovrei farmi una scaletta su come si parla di libri. Anzi, se avete qualche suggerimento su cosa dovrei dire, cosa dovrei ampliare come argomento, cosa dovrei evitare di dire, mi farebbe piacere. Ovviamente queste sono mie opinioni, nel senso non, io non sono una recensitrice, non voglio essere, non sarò mai perché il mio cervello non è in grado di fare certe cose. Però mi piace parlare di libri. Visto che non ho nessuno con cui farlo, lo faccio con voi. Siete i miei amici librosi. Va bene, ok. Questo video è finito. Io vi ringrazio per avermi visto e spero che vediate gli altri video. Infatti stamattina ho un po' di tempo, è domenica, fa un freddo cane. C'è una brina che voi non avete neanche idea. Il mio povero rosmarino è sommerso dal ghiaccio. E girerò qualche video. Ho visto che ci sono dei video tag carini, quindi magari registro quelli e poi li posterò. Grazie, ciao!